Salve e benvenuti alla terza puntata sugli haters, riguardante sempre la questione chi sono. Come abbiamo detto anche ieri, il chi sono risponde a una domanda molto aleatoria perché questi soggetti che odiano il prossimo non hanno come abbiamo detto, un'età, una collocazione sociale, una collocazione politica, una collocazione anagrafica, come dicevo, etnica, non lo ha, obiettivamente non lo ha. È una questione di cattiveria, parliamoci seriamente, questa è la verità. Chi sono? Sono delle persone cattive d'animo. Poi andremo avanti nelle nostre puntate, andremo a vedere che cosa invece ha scatenato tutto ciò, secondo una nostra teoria, ovviamente. Ma come dicevo ieri, su un comandamento che Dio ha donato all'umanità, che è quello di non uccidere, loro esplicano perfettamente la questione uccidere. Che cosa significa ciò? Nel comandamento non si intende solamente coloro che uccidono materialmente una persona, perché uccidere significa in modo particolare assassinare. L'assassinio può avvenire tramite un'arma verso un altro soggetto. Ma non è solo la morte fisica che si intende per non uccidere, ma si intende anche di una morte all'anima propria, ovvero quando una persona come gli haters che mortificano, insultano, denigrano, deridono, mortificano un soggetto, che ha, ad esempio, perché stiamo in questo mondo internet, ma il bullismo è rivolto, sarebbero gli haters nella vita pubblica. Questo che cosa fa? È la stessa identica fattispecie. Gesù lo dice nel Vangelo: non è solamente l'omicida, chiamiamolo come va detto, l'omicida che uccide una persona, ma viene considerato da Dio anche cattiveria, e quindi non uccidere, quindi è uccidere. Coloro che deridono, insultano e mortificano determinati personaggi o, come si suol dire, il famoso prossimo tuo, il proprio prossimo, perché come c'era scritto nel Vangelo, anche nelle scorse giornate, dice chi è il prossimo mio? No, non ci si deve dire chi è il prossimo mio, ma cosa devo fare io per il prossimo? Che è ben diversa la questione. Quindi, riguardante questa questione sul chi sono, che poi andremo a fare altre puntate anche su questo, ma la questione il non uccidere si esplica internamente su questa questione degli haters. Loro sono degli, possiamo dire, dei, chiamiamoli assassini, tra virgolette, dell'anima, perché uccidono praticamente la persona che sta dall'altra parte, che alla fine o account vero o account falso, che poi andremo ad analizzare anche questa fattispecie, ripeto, questa cosa porta all'odio e quindi nasce dal cuore e viene esternato all'altro. Quindi l'assassino, che lo compie materialmente il fatto grave, dalla rabbia passa all'azione. Questi haters hanno la rabbia, non possono ovviamente uccidere materialmente una persona, e io questo non lo so se lo farebbero mai una cosa del genere, questo lo sanno loro, le loro anime, ma ripeto, loro hanno talmente tanto odio verso quella persona o quel soggetto in maniera gratuita che stanno lì proprio per mortificarlo e renderlo eliminato, proprio assassinando e rendere nulla la propria anima del soggetto che vanno ad uccidere, tra virgolette, ripeto, però lo massacrano. Se leggete il Vangelo, che poi nella prossima puntata continueremo comunque il discorso, si vede proprio che cosa dice Gesù, ma lo vedremo comunque nella prossima puntata. Per ora, buona serata a tutti voi.